Dalla poca possibilità di parcheggiare alle luminarie che decisamente non sono adatte ad una bella strada come è quella dove ci troviamo in questo momento, cioè via Vittorio Veneto, con tantissime attività commerciali. La parola che noi abbiamo raccolto, la lamentela, il grido di allarme, se così lo vogliamo chiamare, che abbiamo raccolto tra i commercianti è: ci sentiamo abbandonati. Che è abbandonata a se stessa. In tutto e per tutto, le luci non sono consone, e la gente non passa, di turismo non vediamo niente, anche perché è tutto dislocato nella città, via Pietri, eccetera. Noi abbiamo vicino una Santa Maria delle Grazie magnifica, dislocare un po' di gente che venga anche da questa parte, che comunque a piedi per raggiungere il centro storico ci va comunque a piedi, tanto vale che vada da qui che da su. Che ne so, un piccolo mercato anche su via Vittorio Veneto, almeno la domenica, chiudere la strada al traffico, realizzare qualche cosa anche qui da noi, insomma, perché comunque ne abbiamo sicuramente bisogno e diritto, anche perché si paga le tasse anche noi. Quindi in questo periodo forse quello che manca in questa zona è un po' più di sorveglianza, un po' più di sicurezza, più luce, perché se voi venite la sera al calar del buio, via Vittorio Veneto è una strada molto buia, molto buia. Poi quest'anno è un Natale anche più triste rispetto agli altri anni, in quanto le luminarie natalizie non sono molto luminose, sono rare perché ne hanno messe pochi fili. Ma sicuramente la problematica fondamentale, a mio avviso, è, io lo chiamo il disastro urbanistico che è stato creato dall'amministrazione precedente, perché la riduzione delle dimensioni della strada a fronte di parcheggi, di marciapiedi larghi che non servono assolutamente a nulla, ha ridotto notevolmente lo scambio degli autobus e quindi dei mezzi pesanti, quindi con anche rischi per i pedoni. La pavimentazione che ha provocato un sacco di cadute e poi i posteggi che sono sempre meno e purtroppo non vengono più controllati come prima, soprattutto il carico e scarico, quindi i famosi 10-20 minuti non esistono più perché ci sono spesso anche dei mezzi che ci stanno tutto il giorno. Quindi secondo me la problematica fondamentale è una riqualificazione urbanistica completa, globale, che deve sicuramente riportare via Vittorio Veneto come strada fondamentale di accesso alla città. Questo è diventato praticamente, secondo me, un parcheggio che poi fra l'altro diventa un bancomat, perché come parcheggio poi arrivano anche spesso le multe e tante. Si concentra tutto verso il centro e quindi la gente, anche quella diciamo, che abita qui, va in centro. Quindi ecco, diciamo che in poche parole se ne vanno i nostri piccoli guadagni.